Esercizio 6. Due auto A e B partono insieme da due località distanti 385 km, una in contro all'altra, alla velocità costanti di 40 e 70 km orari. Dopo quanto tempo si incontrano? Dove? E disegna tutti i grafici. Qui vediamo le due macchine A e B che si incontreranno nel punto C all'istante TTC. Immaginiamo infatti di far partire il cronometro T0 all'istante 0. E quindi l'intervallo di tempo in pratica è solo t. Ci sono due modi per risolvere il problema. Il primo è porsi dal punto di vista della strada, quindi di uno che guarda da fuori. La somma dei due tratti percorsi AC e BC deve essere 385 km. C è il punto d'incontro. I due tratti percorsi sono velocità tempo, sono le formule del moto rettilineo uniforme. La somma è 385 km, l'incognita è il tempo d'incontro, TC. Formula inversa, 385 km diviso la somma delle velocità, quindi diviso 110 km orari. Il risultato è 3 ore e mezza, che attenzione, non sono 3 ore e 50 minuti, sarebbero 3 ore e 50 minuti se in un'ora ci fossero 100 minuti, ma in un'ora invece ci sono solo 60 minuti, quindi 3 ore e mezza sono 3 ore e 30 minuti. Infatti lo sappiamo anche nel linguaggio comune, 3 ore e mezza vuol dire 3 ore e 30 minuti. Il calcolo si fa così: si separa la parte intera, 3 ore, dalla parte decimale, 0,5 ore, poi al posto di ore si scrive 60 minuti e quindi 3 ore più 0,5 per 60, 30 minuti. Abbiamo risposto alla prima domanda: quando si incontrano dopo 3 ore e mezza che sono partite? Dove si incontrano? Basta calcolare il tratto AC, per esempio, con la formula sempre del moto rettilineo uniforme: 40 km orari per 3 ore e mezzo sono 140 km. Non serve neanche portare a metri al secondo, le ore si semplificano, come anche prima si semplificavano, quindi tutto questo esercizio si può fare usando i chilometri e le ore. Si incontrano quindi a 140 km da A. Giusto per conferma, possiamo calcolare anche il tratto BC con la stessa formula ma mettendoci 70 km orari. VB per TC e troviamo 245 km. Giustamente la somma 140 km più 245 km fa il totale 385 km, la distanza fra A e B. Qui ci sono i tre grafici che io in realtà ho disegnato soltanto, ne ho disegnati due perché il primo è semplicissimo, non l'ho neanche disegnato perché il primo grafico rappresenta l'accelerazione in funzione del tempo. Siccome le due macchine non hanno accelerazione, i due grafici, cioè il grafico dell'accelerazione delle due macchine sarebbe semplicemente una linea orizzontale, perché le due macchine vanno a velocità costante, la velocità non cambia, quindi non c'è l'accelerazione, che ricordiamo rappresenta quanto rapidamente varia la velocità nel tempo. Qui non varia, quindi non c'è l'accelerazione. Quindi passiamo direttamente al grafico velocità-tempo. Sono due velocità costanti, una positiva, la macchina A che va verso destra, l'altra negativa, la macchina B che viaggia verso sinistra. 40 metri al secondo, meno 70 metri al secondo. Qua abbiamo messo le unità di misura, quindi non è necessario scriverle anche qua. L'incontro avviene dopo 3 ore e mezza, in questo momento. Poi c'è il grafico posizione-tempo, dove si vede la macchina A che parte dalla prima località e la macchina B che parte dalla seconda. Nel grafico posizione-tempo la strada è riportata in verticale, quindi questa è la strada A e B, le due località, C il punto d'incontro. La macchina inizia a camminare, la macchina A verso destra. Qui rappresentata verso l'alto, ma se noi guardiamo la strada vuol dire che va verso destra, invece la macchina B torna giù, vuol dire va verso sinistra, lungo la strada. E si muovono in modo costante, quindi i grafici posizione-tempo sono due rette. Una retta che va in alto e rappresenta la macchina A, la retta va in basso e rappresenta la macchina B. In questo momento, 3 ore e mezza, le due macchine si incontrano perché si trovano nella stessa posizione C. Vediamo anche che la retta che rappresenta la posizione della macchina A è meno inclinata della retta che rappresenta la posizione di B, al di là del fatto che una abbia inclinazione positiva e l'altra negativa perché va indietro, però l'inclinazione è diversa. La A è meno inclinata perché va più piano, la B va più veloce e quindi l'inclinazione è maggiore. Anche se non è richiesto, calcoliamo il momento in cui
la macchina B arriva in A, quindi da B arriva fino ad A, e la macchina A arriva invece fino all'altra località B. È facile, basta invertire la formula del moto rettilineo uniforme, ricavare il tempo impiegato, che è lo spazio percorso diviso la velocità. Quindi cominciamo con la macchina B, che percorre 385 km, diviso la velocità di 70 km orari, sono 5 ore e mezza, quindi B ci mette 5 ore e mezza ad andare dalla seconda alla prima località. Invece, facendo lo stesso calcolo, però con la velocità di 40 km orari, otteniamo il tempo impiegato dalla macchina A a percorrere i 385 km, sono 9,625 ore. Giustamente la macchina A, andando più piano, ci mette un tempo maggiore per arrivare fino a B, più di 9 ore e mezza. Precisamente quanti minuti e secondi sono 9,625 ore? Non sono 9 ore e 625 minuti, ma bisogna procedere come prima, separando la parte intera dalla parte decimale, quindi 9 ore più la parte decimale, 0,625 ore, al posto di ora scriviamo 60 minuti, e moltiplichiamo 0,625 per 60, quindi sono 37,5 minuti. Di nuovo separiamo la parte intera, 37 minuti, dalla parte decimale, 0,5 minuti. La parte decimale la moltiplichiamo per 60 secondi. E quindi otteniamo 9 ore e 37 minuti, poi 0,5 per 60 secondi fa 30 secondi. Infatti 0,5 minuti vuol dire mezzo minuto, 30 secondi. In totale il tempo impiegato dalla macchina A per giungere fino a B è 9 ore e 37 minuti, 30 secondi. C'è poi il secondo modo, che consiste nel mettersi non più dal punto di vista della strada, ma dal punto di vista di uno dei due viaggiatori. Visto per esempio da A, è B che va incontro ad A a 110 km orari. Viceversa, visto da B, B si vede fermo, prima era A che si vedeva fermo, adesso è B che si vede fermo e vede A andargli incontro a 110 km orari. Quindi, sia che guardi A che guardi B, si tratta sempre di coprire una distanza iniziale di 385 km percorrendola a 110 km orari. È lo stesso identico calcolo che avevamo poi trovato prima, 385 km su 110 km orari fa 3 ore e mezza. E quindi ecco l'istante in cui le due macchine si incontrano, 3 ore e mezza, visto però dal punto di vista o di A che si vede fermo o di B che si vede fermo. Poi il resto dell'esercizio prosegue come prima.